Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015! Sì, proprio 2015, nonostante siamo nel 2014, si chiama 2015. Sì, sto registrando, per fortuna. E una è andata. Adesso dobbiamo cercare di andare a farci andare anche la campagna. Allora, innanzitutto io ringrazio molto Alessandro, il cui nome su YouTube sia, credo sia tipo Xanderable 9000, una roba del genere. E il nuovo iscritto, suppongo, comunque iniziato a commentare da poco, non solo RPG, spero che tu ti trovi bene sul mio canale e che riesca a seguire i video con piacere. Insomma, spero che tutte e due apprezziate i miei video. Xanderable credo abbastanza di sì, perché comunque mi segue da parecchio parecchio tempo. Non solo RPG, lo sento da poco, ma sono contento comunque che sia qui tra noi. Allora, noi proviamo subito. Abbiamo un Angelic Edict, quindi tenderei a tenere questa mano perché l'altra volta, ecco, l'Angelic Edict giocato male mi ha causato non pochi guai, ecco. Gioco quello perché tanto non posso giocare niente questo turno e il turno dopo sarà sbloccato, quindi mi conviene giocarlo subito, assolutamente, perché così posso farcela. Vediamo, giochiamo subito un Lone Missionary che mi dà 4 vite se non sbaglio, esatto. Ma tanto non funzioneranno molto se mi troverò di fronte un altro 260 come l'altra volta con Travolgere. Cioè, finendo che 260 e basta, perdendo una carta a turno ce la fai. Ok, a costo di 3 mette un più 1 più 1. Soferal Hydra, ok. Lui ma buffa un sacco ste creature come non so che cosa. Come non so che cosa. Allora, Stomper Cub, questo è un 3-2, perché mi dice che posso convocarlo? No, non posso evocarlo. Ah, è questo, un Titanic Growth, ma è un istantaneo, non devo. Timberland Guide, tra l'altro questo è un più uno su una creatura. Lo metto su lui, mi conviene. Diventa un 3-2 che è meglio sempre di un 2-2. Attacco. Io direi che provo ad attaccare con questo, perché o mi ferma e quindi perde la creatura e non mi dispiacerebbe, oppure prende 3 danni. Devo cercare di utilizzare una, cioè di fare abbastanza in fretta, in modo da cercare di che non accumuli troppi segnalini. Sto cercando di rivalutare un attimo le mie tattiche, perché l'altra volta abbiamo visto che non sono andate bene. Quindi ecco, adesso si potenzia di nuovo. Se non altro questo prende un più uno alla volta e non prende una bestialità ogni giro. Ok, no, però non posso fare niente. Io riattaccherei di nuovo con il Lone Missionary, perché così se mi blocca muore, se no prende 3 danni gratis. Ok, mi blocca, muoiono tutti e due. E questo non mi dispiace, vi dirò. Perché almeno l'ho tolto di mezzo e non ho dovuto usare come l'altra volta l'Angelic Edict. Perché mi pare fosse proprio per quello che avevo dovuto usare l'Angelic Edict l'altra volta. E ho comunque una creatura in più. Peregrination, search your library for up to 2 basic land cards. Ecco. Più si riempie di mana, più è pericoloso. Perché più mana ha, più abilità può giocare, più può potenziare le sue carte. Quindi bisogna stare abbastanza attenti. Però adesso, questo è un 3-3 che ha Hexproof, cioè non può essere danneggiato dagli incantesimi. Io direi di attaccare con questo, visto che lui non ha creature per ora, tanto potremmo difendere comunque con un 3-3 che è una discreta creatura. Così siamo riusciti a togliere un discreto numero di punti vita al nostro avversario, che ora si trova a 16. Ha ancora pescato, ha ancora giocato un altro mana, spero, ecco, non gioca nessuna creatura, quindi per ora devo dire che non ci sta andando assolutamente male. Questo è un 5-3 e non è niente male. Questo è un 5-5, che è una bestia. Mi piace un sacco e lo giocherò. E adesso attaccherò con gli altri due. 1 e 1-2, visto che lui è sprovvisto di creature.
in modo da riuscire a togliergli altri 4 punti vita e iniziare decisamente in un altro modo questa partita per evitare di subire una devastante sconfitta come lo scorso episodio, ecco. Per chi non l'ha visto, se lo guardi, perché mi sono preso davvero un sacco di pizza in faccia. Ah, un altro Feral Hydra come prima. Comunque io adesso ho un vantaggio di due creature, quindi dovrei riuscire a tenergli testa, insomma. Io gioco uno Stomper Cub e io andrei ad attaccare con un Baneslayer Angel. Sì. Che non può essere fermato dal Feral Hydra. Di conseguenza riesco a infliggergli comunque 5 danni e spero di riuscire a resistere per un altro paio di turni in modo da finirlo definitivamente. Adesso ecco, lui prenderà un sacco di altri punti. È un 7-7, no vabbè, 8-8. E gioco un'altra terra. Combattimento non mi attacca, anche perché potrei averla meglio. Aegis Angel. Sì, e io giocherei su questo. Questo è un permanente e diventa indistruttibile. E io si attaccherei con lui. Se tutto va bene, la chiudiamo prossimo turno. Mi sembra tutto andare fin troppo bene questo giro, eh? Vi assicuro non ho cambiato il mazzo. Semplicemente sto cercando di giocare un pochettino meglio, ecco. Lui, ok, puoi avere un Feral Hydra potente quanto vuoi, ma... io direi che ti blocco... Allora, prima con questo. Poi con questo. Ok, sì, ma cosa vuol dire che... Eh sì, dovrebbe essere prima quello, e poi questo. Così, allora, uccide questo, però gli fa un danno, rimane 7. Meno 3, 4. Però questo ha first strike? No, a travolgere. Questo ha first strike, vero? Ma non ce l'ho... Ce l'ho tappato. Vai così. Perché me li ha alternati? No, questo non l'ho proprio capito, eh. Se qualcuno di voi sa perché è successo questo, me lo dica, perché non ho capito. Allora, continue. E mo ti sfascio. E mo ti sfascio, ma definitivamente. Non come mi hai devastato tu l'altra volta, ma hai perso. GG! Tra l'altro questa vittoria è in quanti minuti? Cosa ci dice OBS? 8 minuti, ragazzi! Cioè, tipo... Wow! Yeah! Potenza! Io direi che quindi a questo punto possiamo provare a fare un altro... un altro turno, però poi dopo... rischio di finire poi troppo lungo con i minuti. Rischio di finire troppo lungo con i minuti. Minotaur Stampede. Sì o no, sì o no, sì o no? Ma sì, dai, guardate. Andiamo. Al massimo ci ritiriamo. Se vediamo che sta andando male, ci ritiriamo. Ve lo faccio poi vedere la prossima volta, così sappiamo un po' meglio. With a dreadful bellow, a mob of brutal minotaurs charges. Dei minotauri. Allora, cosa abbiamo? Due pianure. Un lone missionary, Nimbus Wings, Raise the Alarms, Titanic Growth, and Add the Weak. Sì, dai. Adesso sarei curioso di cos'è questo?
Ah, un rosso o un nero? Quello che dice quando? Sì, è come un cancello quello che abbiamo noi. Due creature 1-1 credo che sia meglio per ora. Perché non so cosa potrebbe giocare lui, se non altro così ho un po' da tappare. Per difendere. Sto mangiando un cioccolatino se vi interessa. Molto buono. L'ha fatto una mia amica, molto buono. Dovete quelli con l'arachide dentro. Death Bellow Rider. Death Bellow Rider attacks each turn if able. Oddio! Perché questo? Oddio, e lo rigenera. Oh, cribbio. Quei duelli iniziano a farsi un po' piccanti, eh. Oh, un tempio. Giochiamo un... Ma questo posso giocarlo? Nimbus Wings. Più uno, più due a volare. Ma per ora mettiamo quel missionario. Non abbiamo nessuna creatura abbastanza interessante da... Poter mandare. Mandiamo questo. Così se lui rimane tappato non può attaccare, no? Each turn if able. Attacca. Se pari non puoi attaccarmi il turno dopo. Infatti para. Ok, io ho perso un soldato, ma almeno adesso non mi attacca, no? Oh no, Cribbio, sì che mi attacca. Ah, no, è vero, perché... Pff, ma sono stupido. Sono stupido forte, ragazzi. Vabbè, abbiamo bruciato un soldato per niente. Niente, un Minotauro 2-3. Questo fa comunque meno paura dell'altro che attacca sempre. Allora, adesso farei uno Spire Tracer. Io vorrei fare uno Spire Tracer, però rischio di non avere nessuno poi da sacrificare. Infatti anche lui mi dice di fare Trained Karkal. Sì, mettiamo Trained Karkal. Ah, e posso giocare anche lo Spire Tracer. Perfetto. Mettiamoli tutti e due. Attacca, no, schippo l'attacco perché non mi conviene ora come ora. Quell'affare là però è abbastanza pericoloso, dovrei cercare di tirarlo giù. Oh, Cribbio! Mi attacca con tutto sto Mbaradan, ma sei demente! Che Kaiser devo fare io, mo? Ma che Cribbio devo fare? Ma puoi mica attaccare con tutto quello che c'hai così liberamente, come se fossi, che ne so io, Pinco Pallino, ma... che cribbio. E tra l'altro tutti e due tre, quindi qualsiasi cosa mi gioco è... vabbè. Mi tengo da parte... però... No, mi gioco il missionario, vabbè. Cribbio! Adesso cosa giochi? Fanatici di Mogis. Oh, Cribbio! Cribbio! Dai, non è possibile, ma dai, non può esistere una cosa del genere, ma per favore. E vai, potenzia questo, ma tanto adesso ci piglieremo tante di quelle pizze in faccia che non si sono mai viste. Ma neanche al telegiornale. Ma come faccio a resistere della roba così... Come fai ad avere delle creature così brutali? Tempio della malizia, ma ti malizio il corno, guarda là. Tutto, attacca con tutto!
tutto, ma no! Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Prendermi 8 pizze in faccia? Blocchiamo questo. Ma cosa fa? Ma come posso resistere della roba del genere? Mannaggia. Ah, qua tra un attimo rage quitto, eh. Un altro ne gioca. Borderland Minotaur. 4-3, ma è possibile che un 4-3 costi 4 mana? Di cui 2 qualsiasi, ma... Advocate of the Beast, ma... gioca Advocate of the Beast, così almeno posso tirarne giù quello, posso tirare giù. Fine. E vai, attacca con questo. Però. Devo difendere. E però mi muore se difendo. Gli altri c'hanno tutti. Però questo potrei tirare giù uno da tre. Sì, schippiamo l'attacco, va. Perché adesso mi attaccherà con tutto, no? E giocherà un altro Minotauro da 400-570. Allora, innanzitutto quello là lo dobbiamo tirare giù. Quindi tu vai e tiralo giù. Per forza. E tu tira giù quello, per forza. E mi prendo 6 pizze in faccia. Ah no, fa 2 di danno. Non poteva tirarlo giù. Che cos'è sta roba? Distruggi una creatura. Distruggio pure le terre, sto qua. Più 1 più 2 a volare. Gioco questo, è l'unica cosa che posso fare. No, no che non attacco. Fossi furbo, devo cercare di difendere come se fossi un cane. Sono un cane, bestia. Un altro. Oh, ma non ti sei stufato di sti Minotauri, Kaiser? C'ha più Minotauri che mana in quel mazzo. Quello attacca perché attacca sempre. 3-5. Sto giro tiriamo giù questo. Che fa più danni che non so che cosa, che la shit. E mi prendo 4 danni in faccia, ma... Uno gliel'ho tirato giù, ma guarda quanta roba mi ha tirato giù lui, Kaiser. Prendo più 4, ma se attaccassi con quello prenderei con... appunto, un Jade Mage, ma... Ah, questo posso fare dei sapling. Però non ho terre verdi, bestia. No, che non attacco. Un altro! No, ho perso, ragazzi. Sto giro non riesco a fermare tutto. Io cerco di bloccare il più possibile, ma mi muore il Jade Mage. No, il Jade Mage devo tenerlo, perché se mi tengo i Saproling posso difendermi con i Saproling. Quello è quello che è più pericoloso, questo che attacca ogni turno. Sì, tiriamo giù quello che attacca ogni turno, per favore, dai. E mi prendo 4 pizze, così mi rimangono 5 così, ma... 5 segnalini. Ma non è possibile, dai, uno che attacca ogni turno. Ma non si è mai visto sulla Terra, ma neanche... Su Alpha Centauri, scusa, non puoi attaccare tutti i turni, ma... Porcheria. Non ho neanche mana. Non ho neanche mana. Possiamo usare l'abilità, attiviamo l'abilità. Mi dà un Saproling. Che potrò utilizzare tipo per niente, perché cosa me ne faccio di un Saproling? Lo sacrifico come se fosse carne da macello, ma se non mi viene del mana...
Sapruling, difendi Sapruling e tu tira giù quell'altro. E tu cosa fai? Niente, ti rimani là perché sennò non so più cosa fare il turno dopo. Rimango 3 punti, bella cosa. L'altro si mangia il cavolfiore là. Posso mica difendermi dai minotauri coi cavolfiori? Scusa un attimo, qua un altro Saproling. Devo per forza usare Saproling perché qua sennò siamo nei guai. Non che non attacco, devo sperare che gli passino sti minotauri dalla testa. Adesso mi attaccherà con tu. Ah, non attacca. Alleluia. Hai capito finalmente come funziona la storia qua. Ce la faccio a fare uno Stomper Cub. Facciamo uno Stomper Cub. Questo cos'è? Un più uno e attacca una creatura che non controlli. Se mettessi un 3 a quello, 3-2, però morirebbe. Quindi no. Giochiamo uno Stomper Cub. E sto giro, visto che posso difendere, attacco con lui, che ha volare. Dai, che possiamo ancora farcela. Ah, e tra l'altro questa è una bestia. Alleluia, dai, che forse riusciamo a tirarci un attimo su. Oh, non attacca. Gioco un'altra mana. Dai. Oh, il Lone Missionary, sì, per favore. Alleluia. E adesso io farei che. Ah, un Saproling. Posso attivare un Saproling. Perfetto, dai, che forse riusciamo a tirarci un attimo fuori da questa situazione. A meno che non salti fuori uno contravolgere, che quindi. Dai, altri 3 danni. Ok. Questo prende un più uno più uno. Alleluia, non ha giocato più niente. Bestia. C'è solo Minotauri sta fa. Eccolo. Ah, vabbè, un 2-2. Scusa, la ruota deve anche girare ogni tanto, no? Io farei anche un Hunt of the Week con questo per tirare giù uno di quei due. Su questo lo gioco e su quello. Ok. E continuo. Combattimento, vai. E infliggi altri 3 danni. E continuiamo. Più uno, più uno. Cosa gioca? Cosa gioca? Oh. Ecco, un artefatto o una terra. Cosa mi distrugge? Facciamoci dei Sapling. Vai con questo, dai, Plox. Ma e vai anche con questo, scusa un attimo, guarda che roba che è. Anche se me lo attaccano con tutte e due, si pigliano tante di quelle pizze in faccia che non possono neanche piangere in cinese. Perfetto, così glielo ho tirati giù tutti e due. Dai che sto giro ce la facciamo. Dai ragazzi, forza, ciurma, c'è di nuovo questo
schifoso che ha iniziato i nostri guai. Ma adesso te lo possiamo parare con... Guarda, posso mangiartelo a suon di cavolfiori quello. Vuoi attaccare con quello? Te lo mangio con i cavolfiori. Ti distruggo il Minotauro a suon di cavolfiori. Guarda quanti cavolfiori che c'ho. Guarda quanti cavolfiori che c'ho. Guarda, vuoi dei cavolfiori? Ecco degli altri cavolfiori. Cavolfiori per il tavolo Minotauro. Attacchiamo con i cavolfiori? Dai, tiriamolo giù a suon di cavolfiori. L'attacco dei cavolfiori. Cosa mi blocchi? Ah, mi distrugge un cavolfiore. Ah, che peccato. Che peccato. Oh, guarda, i miei cavolfiori. No. La rivincita dei cavolfiori. I cavolfiori sono il nostro domani. Grandiosi. Questa è stata una bellissima partita. Voglio un mi piace, ragazzi. Un mi piace qua sotto, per forza. E anche un commento. Un commento per i cavolfiori. Un commento in onore dei cavolfiori, per forza. Guardate, con due vittorie di questo tipo, cioè una in 7 minuti, 8, quanti erano, e una a suon di cavolfiori. Dai, dove l'avete mai visto? Uno che vince a Magic con i cavolfiori. Comunque, detto questo, noi con Magic ci vediamo ancora la prossima settimana per il prossimo episodio con Ocean Smite qua, la nuova battaglia. Ci vediamo invece domani con Mindtest Ita e ricordo Magic sempre il venerdì. Potete iscrivervi, è una cosa molto bella, vi basta solo cliccare, potete rimanere aggiornati sui video che escono. Inoltre potete trovarmi sulla pagina Facebook, il link è in descrizione. Io vi saluto, ciao, al prossimo episodio.